La vita nella comunità di solito è molto intensa, sia a livello di tempi, quindi di quanto ti assorbe di tempo personale, e sia perché non hai solamente da svegliarti alle 8, andare a lavorare, tornare alle 6, mangiare e magari andarti a fare una birra, ma sei H24 in una relazione costante con più persone, quindi è come una famiglia allargata. Alfredo in questi giorni diceva, Alfredo della Comune di Bagnaia, diceva: è come se io mi fossi sposato con altre 15 persone, oltre ad avere mia moglie e tutto il resto, no? Perché comunque hai un soprattutto in comunità come questa, ma anche molte altre, hai un livello di relazione molto molto stretto. Io la mattina quando mi sveglio ho davanti i miei comunardi, e se ho litigato con qualcuno di loro, se non sto tanto bene, se questo si sente, risuona, e me devo prendere cura, perché se no poi si rischia di stare male tutti, oppure che nascano altre incomprensioni, che si comincia a essere ancora più nervosi, poi non si riesce a prendere le decisioni. E inoltre la comunità è un grande specchio, cioè ti rimanda indietro tante informazioni su di te, e quindi è anche un impegnativo l'aspetto di crescita, perché sei chiamato a crescere, perché i processi, essendo così tutti vicini, i processi sono super accelerati. Cioè ci sono certo anche momenti, noi per esempio suoniamo tantissimo tutte le sere, perché non abbiamo la televisione, non ci interessa proprio per niente, ci informiamo tramite internet, giornali, ok, però ogni tanto ci guardiamo un film la sera, facciamo la scena cine, quindi ci mettiamo con il nostro piattino in salotto e ci guardiamo un bel film, ma se no la maggioranza delle sere o stiamo a parlare con noi e con chi ci viene a trovare, o ci mettiamo a suonare, ora d'estate siamo sempre a fare fuoco, quindi ci sono dei momenti di relax, di gioco, sì, noi piace giocare tanto, tantissima convivialità, proprio il momento dei pasti, della preparazione dei pasti, è sempre un momento molto gioioso e di conoscenza reciproca, il lavoro che facciamo insieme fuori è sempre un bello stimolo di contatto con la terra da un lato e contatto umano dall'altro, però ti richiede tanto, ti richiede responsabilità verso te stesso, verso il gruppo, verso la società in cui vivi, ti richiede un impegno sociale e civile, ti richiede una coerenza che è difficile da attuare, quindi è un ulteriore sforzo. E la cura delle relazioni, che è quella su cui si fonda tutto questo, senza la quale non si va da nessuna parte, ti richiede una grande pazienza, una grande costanza, una grande fiducia in te stesso e nell'altro, per riuscire ad emanciparsi dai nostri limiti, dalle nostre difficoltà umane, che ci sono e ci saranno sempre. Tanto tempo viene speso nella trasformazione dei conflitti, che ci sono normali, sono sani. Quando si parla di conflitto, ci sono tanti tipi di conflitto, cioè conflitto armato e conflitto violento, no, cioè quelli fanno male, la guerra fa male, ma i conflitti intesi come quelle difficoltà appunto di relazione all'interno di relazioni tra due o più persone, quella è roba importante, sana, perché ci sta dando delle informazioni di noi che ancora probabilmente non abbiamo visto, non abbiamo voluto affrontare, e che nella comunità vengono fuori proprio tanto tanto spesso, proprio perché ci mettiamo anche tanta passione e tanta voglia in questo percorso. E prendersene cura richiede tanto tempo, quindi tra la gestione quotidiana, i progetti extra, la sopravvivenza diciamo economico-lavorativa, i cerchi, l'attivismo, il fare rete, insomma tanta roba. Poi ci sarebbe anche la famiglia d'origine, gli amici che avevi prima, gli amici che ti sei fatto dopo, quelli che ti vengono a trovare.
Quindi è sempre estremamente densa, diciamo che non ci si annoia mai e anzi a volte ti devi imporre di prenderti un momento di tranquillità perché veramente è travolgente la vita comunitaria.